Erano tutte titolate le città finaliste, tutte espressioni del bello in Italia e della cultura di cui sono permeate. 10 in tutto, Ascoli e Chioggia, Grosseto e Mesagne, Sestri Levante e Siracusa, i comuni di Pestum e Alto Cilento, Viareggio e Vicenza. Ma è Pesaro la capitale della cultura per il 2024. Secondo la commissione del Ministero, è la città di Rossini ad aver presentato il programma migliore. Complessivamente vogliamo creare una grande melodia di rinascita e anche una melodia che possa essere un grande messaggio di pace per tutta l'Ucraina, ma soprattutto per Kharkiv, che è una città della musica come noi, alla quale abbiamo voluto dedicare questa vittoria. Questa è una foglia di ginkgo biloba, la pianta che abbiamo scelto nel nostro dossier, che è pianta della pace, perché è sopravvissuta alla bomba di Hiroshima. E quindi la vittoria ovviamente si fa festeggiare, ma con un pensiero al sindaco di Kharkiv e alla città di Kharkiv, che deve prima o poi e il prima possibile tornare a suonare, sperando che questo sia anche un buon viatico per la fine complessiva della guerra. Pesaro succederà a Procida, capitale del 2022, e a Bergamo e Brescia, regine nel 2023. La città marchigiana potrà disporre di €1 milioni, messo in palio per mettere in risalto i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, vero motore di crescita dell'intera comunità.